passeranno i giorni e passeranno i giorni ed io Claudio. Tornerò. È notte. Ed io non tornerò. Devi andare a riposarti. Domani vai a scuola. Calmati. Che ella mi creda, libero e lontano. Eccola. Sopra una nuova vita. Buonasera, signora Foresti. Sì, certamente. Adesso ci calmiamo. Sì. Ma certo. Va bene, buonanotte, signora. E passeranno i giorni, e passeranno i giorni. Sentiamo un po' di musica. Ti ricordi che mi devi aspettare un pochino oggi? Eh? Vai, vai che c'è Giordana. Vai. Ciao Claudio. Allora, avete capito bene? Avete ancora mezz'ora. Dopo questa traduzione faremo ancora un'interrogazione prima degli esami. Dai, Claudio, canta, canta. Dial your name across my heart. I want Giordana, you scusa, to be ma Claudio ha bisogno d'aiuto. Dial your name across my heart. I want you to be my sono lady. No, non cantare. You'll never look non into cantare, the sun before. Vieni, andiamo in laboratorio. Mi scusi, sa dirmi dov'è l'ufficio del signor Alvisi? In fondo al corridoio salite le scale a destra, ultima porta a sinistra. Grazie. Aveva un appuntamento? Sì, ci siamo sentiti per telefono. Arrivo subito. Pronto, Rainbow? Thank you.
eccomi. Buongiorno. La mamma di Claudio? Lei e Sandro, ci siamo sentiti per telefono. Sì, mi spiace per il ritardo, ma Balduzzi, quello degli elettrodomestici di Via Farini, mi ha proprio preso in parola. Mi aveva promesso questo karaoke in cambio della pubblicità per le feste di Natale dello scorso anno. Oggi l'ho rivisto, se non andavo subito aveva già venduto anche questo. Posso? È solo per vedere se funziona. Sì, sì. Vabbè, dai ragazzi, ci vediamo dopo, tanto questo si può portare in teatro anche domani. Certo. Scusi signora, pensavo fossero CD del karaoke. Ciao. Ciao. La prego, non restiamo in piedi. È molto che aspetta? No, 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 assolutamente, solo che ho portato anche Claudio, è giù nel cortile e non vorrei che si nervosisse. Io vorrei parlarle, ma... Claudio, bisogna restare con gli altri ragazzi. Adesso che è finita la scuola, portarlo qualche pomeriggio qui al centro è l'unico modo per non farlo stare chiuso in casa tutto il giorno. Nei primi tempi potrebbe essere un po' difficile, ma... Ma Giordana Carli, l'insegnante di sostegno, le ha parlato, vero? Lei conosce benissimo Claudio. Sì, infatti me ne ha parlato. Tra l'altro Giordana viene qua a tenere un corso serale di inglese. Ama molto la musica, tutta la musica, fin da piccolo, non può farne a meno. Vabbè, ci proviamo. Qui ci sono molti ragazzi, cercheremo di coinvolgerlo. Tra l'altro avrà la possibilità di fare dello sport, dei laboratori. E poi il pomeriggio vengono anche dei volontari che fanno altre attività. Magari parlo anche con loro. C'è solo una cosa. Non c'è pericolo che si allontani? No, no. Non è mai scappato. Potrebbe innervosirsi un po'. Ma basta un disco e si calma. Come va? Ti piace il basket? Sempre in contrasti, con te si sta, con te si sta, e qua e là, e su e giù. E sì e no e sì. Claudio, vieni con me, su. Dai una mano a attaccare questo bacheca. Dai, Claudio. Grazie. Il karaoke piace anche a te, no? Dai, metti una mano qua. E dai, aiutami. Grazie Claudio. Grazie. Claudio continua ad andare al centro sociale. All'inizio avevo paura che non ce la facessero. Avevo paura di trovarlo da solo. Certo. No, va bene. Va molto bene. Adesso lo vedo più sereno. E anch'io.
3 pomeriggi liberi alla settimana. Roba da non crederci. Francesco, vado in fondo a sentire i volumi. Sara, metti un'altra fila qua di sedie. E il televisore va... Con le mani sbucci le cipolle. Me le sento addosso sulla pelle. Francesco, cambia base. E carezzi il gatto con le mani. Dai, vieni più avanti che si sente meglio. Francesco, i volumi sono perfetti da laggiù. Ridere, ridere, ridere ancora. Ora la guerra paura non fa. Brucia le divise dentro i fuochi la sera. Brucia nella gola vino a sazietà. Certo che è proprio bravo, potrebbe cantare anche lui stasera. Ragazzi, dai, bisogna finire di lavorare, andiamo. Mi raccomando, perché voi decidete chi saranno i vincitori che potranno accedere alle finali che si terranno venerdì al Teatro degli Alemanni. Fate sentire, forza! Forza! Ok! Si continua con Antonio, Elisa, Fabio e Irina. Vai con le basi. Siamo della stessa pasta bionda, non l'avevo sai c'è. Che la vita non ti viene come vuoi, ma la tua è speciale, se ti può bastare sai che sarà di fare uno pronto. Stessa pasta, c'è chi vince, c'è chi perde, ma la volta scorsa allora non ce la fa. Ballando su, ballando su, cantando, cantando. Vieni Claudio, che fra poco tocca a te. Fallo partire dall'inizio, sennò non canta bene. Grazie, continua la gara a staffetta come prima, cioè chi sbaglia paga e va a casa, però adesso volevo presentarvi un nuovo cantante, qui al Centro Sociale Rainbow, Claudio! Hey Claudio! Adesso andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevi fossi un re.
perdere l'amore. Quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, di scoppiarti il cuore. Perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, ripiegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino se ti avrò vicino. Dichiaro vincitore Claudio. Capisco. Di scelta, chissà, che pretendevo, adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un troppo solo, che ancora ti vuol bene. Dai Claudio, aiutami, così finiamo. Passami un libro grande. Grande, Claudio. Grazie, un altro. Una volta quando era piccola mi sono slogata una caviglia, non riuscivo a rialzarmi e lui ha chiesto aiuto per me cantando. Doveva vedere la faccia dei condomini. Ma così è riuscito a farsi aiutare e i condomini hanno smesso di lamentarsi per tutta la musica che sentivano in casa. No, davvero, da quando viene qui lo vedo meglio, meno assente. Sta meno per conto suo e poi qualcosa riesce a farla. Bene. Senta, Sabina. Sabato ci sono le finali del torneo di karaoke. Su Claudio ci punta tutto il centro sociale. E dove devo accompagnarlo? Beh, veramente abbiamo noleggiato un pullman. Pensavamo ad andare tutti insieme. D'accordo, verrà con voi. Sta facendo una bella cosa, Sandro. No, è lei che ha fatto una bella cosa. Coraggio e vita sul palco, graffiali, aggrediscili. Voi siete? Albagliari. Ah, quelli di Napoli, oh, anche voi, Enrico. Yeah.
disastro, veramente un disastro, mi dispiace, veramente un disastro. Prego, appropinguarsi all'uscita. Un grande disastro. E adesso, due ragazze di Napoli straordinari con Alba Chiara. In bocca al lupo. Respiri piano per non far rumore, addormenti di sera, ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando si assorta i tuoi pensieri. Claudio, sei pronto? Fra poco tocca a noi. Ti vesti spogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. Il prossimo sei tu, io ti guardo giù dalla platea. Oh, un grande successo, mi hai detto, infatti ancora, ancora, perfetto, straordinario, un successo straordinario. Ce la farà. Bravissimi, bravissimi. E adesso dal centro sociale Rainbow Claudio ci canta Quando di Pino Daniele. Vai Claudio! Vai con la base! Pulce, vai con la base! Cosa c'è che non va? Si incanta, non riesco a farlo partire dall'inizio. Forse c'è un graffio. Ascolta, te mettilo sullo stesso, poi vai su piano piano col cursore, vedrai che non se ne accorge nessuno. Come la pulce. Va bene. Il concorrente partirà con un handicap. La base parte 5 secondi dopo l'inizio. Vai con la base! Ecco. Dai, graffiali! Vai! The show must go on, vai col prossimo concorrente, un bel applauso! Yay! Dai ragazzi, tutti fuori che appena arriva il culo non partiamo. Claudio, sali, manchi solo tu. Adesso vieni a casa con me. Non mi può chiedere di lasciar perdere proprio ora. Sabina, dia fiducia a Claudio. Claudio viene a casa assieme a noi. Vai, Claudio. Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, quando? Dove sono le tue mani ed il tuo naso? Verso un giorno disperato. Ma io sete, ho sete ancora, ho sete ancora. Tu dimmi quando, quando, non guardarmi amore adesso, sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando, siamo angeli che cercano un sorriso,
non nascondere il tuo viso.